Caccia grossa a Romito e in tutta la provincia al vincitore dei 67 milioni di euro vinti al Superenalotto. Mobilitazione dei sindacati per il possibile trasferimento del laboratorio analisi ACAM da Spezia a Genova. Comune e Regione ribadiscono il no alla centrale turbogas e stop al carbone nel 2021. Prolifera anche in Liguria la rovina raccolti, la temuta cimice asiatica, l'insetto killer arrivato dall'Asia. Il Museo Archeologico Nazionale di Luni e la fortezza Firmafede a Sarzana tra i musei più visitati della Liguria. Buonasera e benvenuti al TLS Giornale. Via vai di clienti e curiosi questa mattina nella tabaccheria di Romito Magra, dove sono stati vinti oltre 67 milioni di euro grazie ad una giocata fortunata. Laura Ivani e Davide Morina sono andati a vedere. Siamo all'interno della tabaccheria Il Quadrifoglio, qui a Romito Magra, e qui ieri sera sono stati vinti 67 milioni di euro, una cifra che solo a nominarla fa veramente paura. È abbastanza, non siamo abituati a certe cifre, in Liguria neanche, perché siamo i primi a aver fatto un 6 in Liguria, siamo contenti di questo. Mi state facendo un po' un'idea di quelli che... Chi potrebbe essere il vincitore? Chi sono i vostri clienti? Sì, la nostra clientela è costituita da operai, da pensionati, gente del posto, quindi più che altro è questa, però proprio chi sia non abbiamo idea. Il vincitore non si è ancora fatto sentire? No, per ora nessuno si è fatto sentire, no. È passato anche il sindaco questa mattina? Sì, è passato anche il sindaco a congratularsi, insomma, una cosa bella. Qua c'era stata anche una vincita importante lo scorso anno. Sì, al 10enalotto avevano vinto 100.000 euro, e poi al Superenalotto qualche anno fa avevano fatto un 5, c'erano 11.000 euro, però al di là di quello, vincite così grosse no, è la prima, quindi... Ma voi che cosa vi immaginereste di poter fare con una cifra così importante? Mamma mia, chiudere la tabaccheria, un bel viaggio, pagare due debiti e poi fare un po' di beneficenza in giro, dare gente che ne ha bisogno, per quello sì, perché sono tanti soldi, però prima un relax, poi dopo ne parliamo dopo, al rientro. Quindi. E sulla scia fortunata anche questa mattina ci sono delle persone che vengono a giocare? Sì. Stamattina sì, sono tutti contenti, entrano, vogliono giocare, vogliono un po' sapere. Che cosa ci farebbe con 67 milioni di euro? Oh, saprei dove metterli. A parte che, questo paese che non ha più niente, innanzitutto. E poi i miei figli, i miei nipoti e poi un po' per me. E lei signora che cosa farebbe? Io penso che si potrebbero sistemare parecchie famiglie anche, oltre alla mia sicuramente. Penso che siano anche tanti per una sola persona, mi auguro che sia una persona che riesca a gestire bene. Si gioca? No, io non ho mai giocato. Però con 67 milioni che cosa farebbe? Io ho 40 anni di navi sulle spalle, ci ho detto tutto. Ma cosa farebbe con questa cifra? Io? Ma qualcosa, qualche poveraccio le darei. Rimane ancora il grande mistero di chi sia questo vincitore. Che cosa io vorreste dire magari? Sicuramente di farne buon uso, perché con una cifra così importante si può fare tante cose belle per se stessi ma anche per gli altri. E in secondo piano, via, se magari avesse un po' di buon cuore anche per chi ha contribuito a questo, non bisogna essere ipocriti, volentieri, sa benissimo dove siamo. Batti il gioco puoi, è il nome della campagna informativa della Regione Liguria che dedica un numero verde alle problematiche connesse al gioco d'azzardo. Il numero è 800-185-448, gratuito da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, contattabile anche in forma anonima. Il numero è dedicato ai giocatori patologici e a tutta la loro rete familiare ed amicale, che potrà avere così informazioni ed aiuto da professionisti del settore.
Secondo l'osservatorio AutoScout24, il mercato delle auto usate in Liguria ha archiviato il 2019 con un leggero calo dei passaggi di proprietà, meno 0,4% rispetto al 2018. Il diesel continua a essere in assoluto la scelta preferita, mentre le auto più ecologiche rappresentano un mercato ancora in fase iniziale. Il prezzo medio delle auto offerte sul mercato nella regione è pari a 11.025 euro. L'età media delle auto in vendita è di 9 anni e mezzo. In particolare, per quanto riguarda la provincia della Spezia, i passaggi di proprietà sono stati 10.322. Febbraio di trattative per capire quali saranno le sorti del laboratorio di analisi che da un anno e mezzo è passato da ACAM ad IREN. A fare il punto della situazione sono i sindacati che questa mattina, fuori dallo stabilimento di Via Re di Puglia, hanno incontrato la stampa. Ce ne parla Chiara Alfonsetti. Se il futuro occupazionale dei 7 dipendenti del laboratorio analisi di IREN, acquisito un anno e mezzo fa da ACAM in Via Re di Puglia, non è mai stato messo in discussione, a far preoccupare le delegazioni sindacali CGL e CISL e UIL è il ricollocamento dei lavoratori. L'oggetto del contendere sono appunto le sorti dell'intero laboratorio che in un primo momento sarebbe stato chiuso a seguito di un potenziamento, in base al piano industriale di IREN, dello stabilimento di Genova. Dopo una prima trattativa che ha scongiurato la dismissione del centro di Via Re di Puglia, gli incontri vanno avanti e uno è già stato fissato per la metà di febbraio. Un altro invece sarà con l'amministrazione comunale. Noi contiamo finalmente in qualche modo di concretizzare una discussione che ha già ottenuto dei risultati. Infatti l'azienda ha modificato la sua posizione iniziale di chiusura e ha aperto una discussione su come riorganizzare il laboratorio. La prima proposta che ci è stata fatta l'abbiamo considerata in parte insufficiente per tutta una serie di ragioni che diventa lunga spiegare. Però la trattativa è ancora aperta e quindi io mi auguro e spero che il 15 possiamo trovare un punto di equilibrio che dia soddisfazione a tutti. Fasi abbastanza delicate, ovviamente vi siete rivolti sia al comune che all'ATO. Necessariamente, anche perché le leggi dicono delle cose, quindi è vero che l'IREN gestisce il servizio idrico, lo gestisce per conto di un territorio dove ci sono dei comuni e volevamo anche capire se loro rispetto a questa scelta dell'azienda erano d'accordo o meno. Una trattativa delicata che vuole portare a casa il mantenimento della struttura. Vediamo se il gruppo vorrà investire nel laboratorio di Spezia, se così non fosse vediamo questo presidio che potrebbe esserci, come verrà strutturato, quanti lavoratori vi rimarranno. L'importante è che i lavoratori che sono molto esperti, hanno una professionalità alta, che questa professionalità venga rispettata. I punti sui quali battersi dunque sono chiari. Il laboratorio nella sua massima espressione e quindi sugli stanziamenti, sugli investimenti, sulle autorizzazioni e il mantenimento occupazionale e lo sviluppo delle persone all'interno del laboratorio. Secondo i dati presenti in un dossier presentato dalla Coldiretti, l'invasione di insetti e organismi alieni portati nelle campagne dai cambiamenti climatici e dalla globalizzazione degli scambi ha causato a livello nazionale danni per oltre 1 miliardo nel 2019, con gravissimi effetti sul piano ambientale, paesaggistico ed economico. Anche la Liguria non è rimasta indenne e negli ultimi anni ha visto il proliferare di insetti rovina raccolti. Non da ultima la temuta cimice asiatica, l'insetto killer arrivato dall'Asia, che ha colpito principalmente i campi, gli alberi da frutto e i noccioleti, con perdita pari al 46% della produzione ligure ed un danno stimabile di circa 16 milioni di euro. Venerdì alle 21.30 la nuova puntata del Salotto del Signor Rossi, dedicata alla vicenda della centrale a turbogas nel sito Enel della Spezia. Vediamo in anteprima un estratto dell'intervista al sindaco Peracchini, che ribadisce la posizione del comune e della regione sul no a una riconversione a turbogas, oltre al no al carbone dopo il 2021. Sentiamolo al microfono di Laura Ivani, le immagini sono di Sergio Diofili.
Sindaco, facciamo il punto sulla vicenda Enel, sulla vicenda del carbone e del turbogas, perché sono arrivate delle risposte non proprio confortanti dalla riunione che c'è stata lunedì al MISE, al Ministero dello Sviluppo Economico. Beh, intanto una novità, nel senso che il governo tramite il sottosegretario Todde e i due direttori generali del Ministero dello Sviluppo Economico hanno calato il velo dicendo che sostanzialmente il Paese è in ritardo sull'attuazione del piano energetico nazionale, che loro non solo non sono in grado di rispettare probabilmente la dismissione del carbone, ma anche l'attuazione della transizione al gas per quanto riguarda il sistema Paese, quindi anche per la Spezia. Da un lato è sconcertante l'atteggiamento del governo, quando il sottosegretario ha espresso sostanzialmente la posizione del governo in questo modo: la centrale ce l'avete, c'è sempre stata, ve la dovete tenere. Dall'altro una banalizzazione di questo tipo da parte del direttore generale e di questo tema, in costanza dell'assenza del Ministero dell'Ambiente, dove con conferenza dei servizi decisoria e relativo decreto ministeriale di dicembre del ministro Costa hanno così emanato un'autorizzazione vincolata al fatto che cessi l'uso del carbone nel 2021. La posizione del Comune all'unanimità è quella che noi non vogliamo più la centrale in centro città, che loro trovino le soluzioni possibili, immaginabili, che ci possono essere, ci sono, ma noi non saremo mai d'accordo su questa soluzione e metteremo in campo tutti gli atti amministrativi, come abbiamo già fatto, tra parentesi, ricordo a tutti che abbiamo fatto una variante al piano urbanistico dove si dice che non si possono utilizzare combustibili fossili in centro città, in quell'area, quindi anche il gas. Se vogliono passare sopra la città e la regione lo facciano, ma se ne prendono responsabilità politica, e ricordo che al governo c'è il PD, Italia Viva, LeU e 5 Stelle. Tra l'altro, ricordiamo, c'è stato anche un pronunciamento attraverso un ordine del giorno della Regione Liguria sul tema, sul turbogas, e poi sulla richiesta di un tavolo nazionale per capire che cosa sarà poi di quelle aree. Il Presidente si è sempre espresso, nonostante che qualche sordo non ha mai voluto capire o ascoltare, che la posizione del Presidente era quella della Regione. Poi ci sono gli aspetti tecnici, che sono un altro tema, e sugli aspetti tecnici ognuno si esprimerà in base a quello che dice la legge, ma l'aspetto politico è questo: la città si è espressa all'unanimità e ha ribadito più di una volta la propria posizione, addirittura col massimo strumento che ha in possesso, che è quello urbanistico. Il polo museale della Liguria nel 2019 ha visto crescere i suoi visitatori, confermando la tendenza positiva degli scorsi anni. Nel 2019 i musei più visitati sono stati il Museo Archeologico Nazionale di Luni, la Fortezza Firmafede a Sarzana ed il Museo Preistorico dei Balzi Rossi a Ventimiglia. Il Museo Archeologico Nazionale di Luni e Zona Archeologica hanno registrato un 47% in più di visitatori dopo l'inaugurazione della passerella autostradale SALT, l'apertura della nuova sede espositiva e gli interventi di miglioramento del percorso museale con nuovi pannelli e audioguide. Ed ora, come di consueto, vediamo l'anticipazione della puntata di questa sera del programma Tamburo Battente, condotto da Riccardo Sottanis e Renzo Raffaelli. In studio Fabrizio Cappellini, funzionario di Confesercenti La Spezia. Cappellini, il commercio del centro è in sofferenza. Ci assistiamo alle chiusure di molti negozi, a volte anche negozi storici, però c'è un rifiorire di iniziative per quanto riguarda la ristorazione. La sera la città vive e vive bene. Com'è la situazione del commercio nella nostra città? Allora, per quanto riguarda la ristorazione e bar, dato positivo, quindi nel 2019 più 13 nuove attività nel centro storico. Da questo punto di vista le cose vanno bene, c'è una città viva, soprattutto la sera. Bisogna trovare la misura giusta, perché non deve diventare motivo di disturbo, diciamo, della quiete per i residenti. Bisogna trovare, diciamo, il modo di far convivere questo fenomeno con la comunità residente. Okay? Però questo è un dato positivo, crediamo che ci sarà un ulteriore sviluppo in questa direzione. Il commercio in sede fissa soffre di più,
c'è un dato negativo per quanto riguarda il saldo, no? Aperture e chiusure, però c'è comunque una vivacità anche in questo comparto che è dovuta alla presenza sempre maggiore di flussi, no? Turistici ai quali ci aggrappiamo, no? Per non solo per sopravvivere ma anche per tornare a crescere anche nei numeri come attività, come numero di imprese, e quindi c'è una vivacità in questo senso. Ecco, senta Cappellini, la crisi del commercio ha tante cause nazionali, cause locali, ma sicuramente non ha giovato al commercio locale l'apertura del centro commerciale, grandioso centro commerciale, bellissimo e grande, enorme, no, che tant'altro puntava a un bacino d'utenza molto più ampio di come si è verificato in realtà. Non si è verificato quello che speravano gli amministratori, consumatori che arrivano in blocco e poi una parte di questi si trasferiscono anche nel centro storico. Questo non è accaduto. Lei ci credeva, la Confesercenti ci credeva e aveva approvato all'epoca il centro commerciale delle Terrazze? No, diciamo, non abbiamo mai creduto a questa opportunità di sviluppo, diciamo, del piccolo commercio collegata, diciamo, alla presenza di un nuovo centro. Non ci abbiamo mai creduto. E questo non si è verificato, infatti. Abbiamo un concorrente importante che sicuramente ha sottratto quote di mercato. Oltretutto non si è mai trovato il modo di mettere in realtà in collegamento efficacemente i flussi che provengono da fuori, no? Che erano stati promessi. Con il centro cittadino. Certo. E quindi su questo bisognerebbe sviluppare un ragionamento per vedere quantomeno se si riesce a creare, ecco, anche un'inversione in una certa misura. Ha risposto chiaramente. Bene, l'intervista completa a Fabrizio Cappellini questa sera alle 21.30. C'è anche La Spezia tra i destinatari delle risorse sbloccate dal governo per gli interventi di recupero urbano sul patrimonio edilizio esistente. Si potranno presentare progetti di recupero a fini sociali ed educativi, volti a restituire alla comunità luoghi di socialità, aggregazione e servizi. Per i consiglieri comunali e regionali di Italia Viva si tratterebbe di un passo avanti importante che segna il passo di un nuovo modo di intendere e gestire il soccorso di risorse pubbliche ai territori. Ammontano a 1.074 gli allievi formati dal 2016 ad oggi da Regione Liguria nei mestieri del mare attraverso i corsi di formazione realizzati in collaborazione con Costa Crociere. Di questi oltre il 90%, pari a 968, ha trovato un'occupazione alla conclusione del percorso formativo. Le necessità di Costa Crociere per il 2020 sono di 700 unità con vari profili: hotelleri, animatori, esperti in lingue straniere e cuochi. Sanità ligure al collasso, dalle proteste alle proposte. È il titolo dell'incontro promosso da Alleanza Civica in programma venerdì prossimo allo Urban Center alla Spezia. Vediamo in proposito il nostro servizio. Liste d'attesa infinite, il problema degli OS e poi l'ospedale del Felettino che non sembra davvero vedere un orizzonte, sono tanti i temi al centro della sanità e tanti problemi a cui si vuole passare dalle proteste però alle proposte. Sì, i problemi sono tantissimi e credo che siano giuste le proteste che sono state fatte su tutti i temi che lei ha evidenziato, perché c'è il problema delle liste d'attesa, c'è il problema della fuga dei pazienti verso altre regioni, c'è il problema della mancanza dei medici specialisti, che è una cosa piuttosto consistente, e c'è il problema enorme dell'ospedale, che dopo 5 anni di questa amministrazione non si può continuare a dire quelli di prima, quelli di dopo, queste polemiche. Non è stato fatto assolutamente niente, bisogna trovare un modo per cambiare passo, bisogna trovare delle soluzioni che ci consentano di gestire al meglio la fase transitoria per garantire agli spezzini, io quando parlo degli spezzini dico tutti quelli che abitano da Ortonova, da Iva Marina, di garantire a tutti loro la migliore sanità possibile, sia attraverso delle strutture ospedaliere degne di questo nome, sia attraverso dei servizi ospedalieri che abbiano la qualità e l'efficienza
che finora hanno, soprattutto grazie al sacrificio degli operatori, perché se fosse per la politica, se fosse per gli amministratori, la sanità sarebbe ridotta ancora peggio. Se non è ancora collassata, credo che un grosso merito ce l'abbiano gli operatori sanitari, medici, infermieri, tutti gli operatori della sanità, ma non possiamo andare avanti così, bisogna mettere un punto e individuare un disegno in cui si fanno delle scelte, si danno delle indicazioni e si incominciano a affrontare e a risolvere i problemi. Non si può andare avanti così, a un punto sarà messo questo venerdì 31 gennaio in occasione di un convegno che è stato organizzato proprio da Avanti Insieme. Sì, l'abbiamo organizzato noi insieme agli amici della regione di Alleanza Civica per la Liguria, a cui Avanti Insieme ha aderito. E sono tre iniziative, le abbiamo chiamate venerdì civici, chiunque è invitato a venire e a partecipare. In quella sede noi avanzeremo anche delle proposte, che adesso non credo che sia corretto anticipare, ma avanzeremo delle proposte concrete per migliorare la situazione della sanità nella nostra provincia. Ha preso il via il progetto di educazione stradale e protezione civile promosso dal Comune di Lerici e rivolto agli studenti della scuola primaria del Comune di Lerici. Le classi di Lerici, San Terenzo, La Serra e Pugliola hanno ospitato gli agenti della Polizia Municipale di Lerici e i volontari dell'Associazione di Protezione Civile Radio Marconi del Senato, i quali hanno raccontato alla giovane platea in cosa consiste la loro attività e quali sono le regole di buon comportamento alle quali attenersi nella vita di tutti i giorni e in situazioni di emergenza. I calendari astronomici, questo è il tema di una conferenza organizzata dal gruppo Astronomia Digitale. L'appuntamento è per venerdì sera alle ore 21 all'Istituto Nautico della Spezia. Vediamo il servizio di Raffaele Maulella, le riprese sono di Jacopo Cidale. Ricomincia per quest'anno 2020 l'attività del gruppo Astronomia Digitale della Spezia con gli incontri il venerdì sera. Tra l'altro nella prima lezione si parlerà di un argomento interessante. Siamo o no nel 2020 nel secondo decennio? Sì, questo e altri problemi relativi al calendario verranno trattati da me venerdì 31 gennaio insieme a tante altre curiosità di calendari vecchi e nuovi. Quindi una lezione di storia, perché in fondo la misura del tempo è stata la prima cosa che l'uomo ha dovuto imparare a fare. Una lezione di storia e anche una lezione di astronomia, poiché i tempi sono dettati dai moti celesti. Questa è la prima iniziativa di quest'anno, ma ce ne saranno altre anche sempre aperte al pubblico. Sì, inizia a metà di febbraio, il 14 di febbraio, inizia il corso di base, dove si affronteranno i problemi più semplici relativi all'astronomia, accessibili a tutti. Ci saranno anche osservazioni con i telescopi del GAD, messi a disposizione dal GAD, e si andrà al planetario a vedere quelli che sono i moti celesti nelle varie stagioni. Queste sono alcune iniziative, ma per avere il calendario completo? A proposito di calendari, il calendario di tutte le attività del GAD si trova al sito internet www.astronomiadigitale.com oppure speziastronomia.it. Lì ci sono sia gli appuntamenti del venerdì che stiamo facendo in questo periodo, sia tutti gli appuntamenti del corso base. Teatro pieno e pubblico entusiasta ieri sera al Civico per la prima di Concerti a Teatro 2020. La rassegna di musica classica promossa da Fondazione Cari Spezia giunta alla 7ª edizione. Vivaldi e Piazzolla protagonisti della serata con il violino di Andrés Gabetta e il suo ensemble e il bandeon di Mario Stefano Pietrodarchi. Vediamo il servizio di Sergio Diofili. Le quattro stagioni di Vivaldi e di Piazzolla si intrecciano in un dialogo tra il violino del musicista argentino Andrés Gabetta con il suo ensemble e il bandeon di Mario Stefano Pietrodarchi. Teatro pieno e pubblico entusiasta ieri sera al Civico per la prima di Concerti a Teatro, la rassegna di musica classica promossa da Fondazione Cari Spezia giunta alla 7ª edizione.
Il tango danza con il barocco in uno spettacolo unico che propone un percorso musicale originale, ricco di emozioni e senza frontiere di stile, che è un po' la cifra artistica di Gabetta Consoli. È un esempio molto, molto chiaro di come si può fare veramente la musica quasi moderna, diciamo Piazzolla, 1950, con strumenti antichi, che mostra che veramente per me non c'è una barriera della musica classica alla musica moderna, anche se vediamo un po' la musica classica nell'epoca, nel Settecento, e nella musica popolare di questa epoca. Ma per fortuna ci trovo ancora, io trovo in Italia il pubblico che è bello, che è veramente un pubblico ancora giovane, e questo fa veramente molto piacere. C'è davvero qualcosa di speciale in questo progetto, soprattutto anche delle mie sonorità. È stata una bellissima ricerca, è nato da questo bellissimo disco da Sony, e quindi per me è un enorme piacere presentarlo qui in Italia, in questo posto magnifico, alla Spezia, in questo teatro fantastico. In programma da gennaio ad aprile 2020, 11 concerti accompagnati dalle guide all'ascolto per approfondire i programmi delle serate. Una nuova grande stagione caratterizzata dalla presenza sul palco di giovani talenti e di alcuni dei più rinomati artisti del panorama della musica classica, sempre sotto la direzione artistica di Miren Escianitz. Anche quest'anno la Fondazione Cari Spezia promuove e sostiene la rassegna dei concerti a teatro, qui al Teatro Civico alla Spezia e a Sazzana al Teatro Impavidi. Questa è la novità di quest'anno. Un bellissimo programma che abbiamo cercato di proporre a costi contenuti sia per gli abbonamenti che per i biglietti, per dare a tutti la possibilità di partecipare e incrementare l'amore per la musica. Un bellissimo programma, degli artisti strepitosi, vi invito tutti a partecipare. Confcommercio Imprese per l'Italia La Spezia apre le iscrizioni al corso di aggiornamento antincendio basso rischio. Il corso avrà luogo mercoledì 19 febbraio, avrà una durata di 2 ore, dalle ore 15 alle 17. La lezione si svolgerà nella sede spezzina della Confcommercio. Passiamo allo sport calcio. Battendo 3-1 in rimolta il Real Fieschi alla Pieve, il Cadimare riconquista la vetta della classifica nel campionato di promozione Ligure Girone B. Vediamo il servizio di Andrea Catalani. Marco Cupini, raccontiamola questa vittoria difficile, però alla fine tutto sommato netta e anche meritata, cominciando da quel gol lì che ha tolto un po' le castagne dal fuoco, il tuo gol, vero? Sì, è stata una partita complicata tutto il primo tempo, sapevamo che non era facile perché anche l'andata ci hanno resa complicata come partita. Poi siamo riusciti, dopo parecchie occasioni, a pareggiare. Beh, è stato un discreto gol, non so spiegarlo benissimo perché anch'io la vicenda non è stata facile. Lancio di Forieri, no? Lancio di Forieri, sono riuscito, l'ho agganciato in aria, poi ho concluso in diagonale. In diagonale facendo gol. È scappato anche un dribbling, se non mi sbaglio. No, sei modesto. L'ha saltato direttamente col lancio il giocatore. Senti, vi aspetta ora una trasferta contro quella Golforo Pro Recco, che è l'unica non spezzina, l'unica genovese nel lotto delle primissime in questo campionato. Però andate là dove finora in questo campionato, a Genova e dintorni, non avete ancora fatto moltissimo. Come la vedete? Beh, sicuramente sarà una partita durissima, perché il Golfo Pro Recco era una di quelle delle squadre. Come per dire, proposte tra le vincitrici del campionato. Conosco vari giocatori che sono lì, sono giocatori buoni, forti. Noi però senza problemi andremo là per cercare di strappare qualche punto e continuare questa nostra cavalcata verso il primo posto. In cui credete allora? Via. Certo, ci crediamo sempre, ogni partita sarà... cerchiamo di fare il nostro risultato.
Dopo la presentazione del libro Basta salari da fame di Marta e Simone Fana, continuano le iniziative culturali organizzate dalla CGIL Spezzina. Sabato 1 febbraio alle 17.30 al Cinema Il Nuovo ci sarà la proiezione straordinaria dell'ultimo film di Ken Loach, Sorry We Missed You. Prima del film si terrà un'assemblea incontro con i lavoratori dell'autotrasporto, ingresso gratuito con prenotazione fino ad esaurimento. E veniamo infine alle previsioni meteo per domani. Nubi irregolari sul centro e sul Levante al mattino, in aumento ed estensione al resto della regione nel corso della giornata, possibili deboli piogge sparse la sera a Levante, più probabili sui rilievi. Umidità su valori medio-alti, temperature che oscilleranno tra una minima di 7 ed una massima di 13 gradi. È tutto per questa edizione del TLS Giornale, grazie per il cortese ascolto e buon proseguimento di serata.